fiducia è venuta meno o sono ancora sul tavolo le sue missioni? Ecco, io anche su questo vorrei chiarire per bene. Io conosco lo sfruttamento, l'ho contrastato da quando ero bambina, non ragazza. E oggi mi sto occupando di questa materia, dei permessi di soggiorno per i cittadini che sono presenti nel nostro paese, in parte anche per responsabilità dei decreti sicurezza e delle scelte che sono state fatte da chi è stato prima al governo del paese. Io non parlo delle mie dimissioni, io dico chiunque abbia una coscienza minimamente civile e un minimo di rispetto della dignità delle persone può stare in un governo dove per paura non si fanno le scelte di coraggio che dicono che queste persone devono avere il permesso di soggiorno per potersi cercare in modo regolare un lavoro. Questo è il punto. Basta discutere delle mie dimissioni. Se una persona come me è un ingombro, lascia libero il campo. Io non devo occupare le mie giornate. Ho già lavorato tanto nella mia vita. Se continuo a fare questa funzione, e la faccio con il massimo dell'impegno e con le capacità che ho, lo voglio fare perché voglio partecipare alla soluzione dei problemi. E se contrastavo quando avevo 15 anni lo sfruttamento delle donne e il caporalato, non sono arrivata a 62 anni per assecondare, avendo la fortuna di fare la ministra di questo governo e non più la bracciante agricola. Io spero che ci sia sul tavolo il lavoro, come ho detto al Presidente del Consiglio, per arrivare ad una sintesi. Io non lavoro per far arrivare in Italia altri disperati. Il lavoro che ho proposto a tutti di fare è quello di dire: prendiamo atto di quello che sta nel nostro paese, avere le persone rinchiusi nei campi o nei casolari senza acqua e senza luce significa avere delle persone che sono a rischio di contagio per se stessi, ma anche dei cittadini italiani, anche di quelli che non vogliono vedere questa condizione di sfruttamento. E allora noi dobbiamo rispondere ad una emergenza sanitaria grande e lo possiamo fare solo se riconosciamo a queste persone il diritto di esistere, perché un permesso di soggiorno ti ridà l'identità, ti dà la possibilità di andare a cercare un medico, a fare la profilassi che devono fare tutte le persone e magari a lavorare avendo un dispositivo sanitario che ti mette in condizione di sicurezza. Noi su questo dobbiamo insistere, perché dall'altro lato non fare questo significa assecondare il caporalato, se non farsi addirittura protagonisti, perché se non dai un'alternativa di fatto sei tu fautore del caporale, perché le imprese che conosco io non vorranno lasciare marcire i prodotti nei campi e fino a quando gli sarà possibile o avranno la manodopera legale o faranno ricorso alla manodopera illegale. Ma non posso caricare su quelle imprese la responsabilità che lo Stato non è stato in grado di assumere in questi anni e continua a non assumere adesso anche in presenza di una